Ciao, oggi parliamo di tre pattern di difficoltà crescente. Devono essere pensati in sestine. Cominciamo con il primo. Attenzione alla cassa. Ti sarai accorto che le casse sono veramente molto strette, bisogna lavorarci un po', essere precisi e una volta che ci si sente un pochettino più sicuri si può passare allo step successivo. Il secondo tempo ha un'unica differenza dal primo che riguarda gli accenti che troviamo sopra il Charleston. Sul Charleston infatti gli accenti sono ogni due colpi, quindi suoneremo un 2 sul 3. Terzo step, questo è sicuramente l'esercizio un po' più difficile dei tre. La cellula ritmica del Charleston muove solamente in levare, attenzione quindi ad essere precisi sul beat. Bene, adesso hai tutto quello che ti serve. Ti consiglio vivamente di usare sempre il click in questi tre esercizi, puoi cominciare a stressarti. Alla prossima!